Bentornati ragazzuoli con il vostro amico Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. Sì, vedete già che l'ho già sconfitta una volta perché purtroppo le si è bloccata la registrazione e l'ho visto solo dopo che ho finito l'episodio, quindi bisogna riaffrontarla. Scommetto che ci farà il culo perché la prima volta è andata bene, adesso invece andrà male. Quindi affrontiamo Ana dai capelli rossi con il nostro CG Strong. Adesso devo ridire tutte le cose di prima, non nel fastidio. Allora, cos'è che ho detto prima? Sì, non ho fatto video per 2 giorni, scusate, perché sono stato bloccato con il collo, forse per un colpo d'aria un cobra mi ha abbracciato durante il sonno. E usiamo le forbici, allora? Ok. E cos'è che devo dire? Ah sì, allora, il deck di Exodia. Perché non sto usando lui adesso? Perché una carta di quelle che mi servivano è bannata e quindi non posso usarla. L'altra carta, il cuore di Earthdog, una roba del genere, dovrebbe essere una carta magia che ci permette di... Questa roba perché non posso... prima finisco il discorso, dopo gioco. Allora, una carta vi ho detto è stata bannata, l'altra invece vi permette di pescare una carta mostro. Se è una carta mostro possiamo girarla all'avversario, fargliela vedere e con questo effetto ci permette di pescare un'altra carta mostro. Forse i più esperti lo sapranno già. Però non ce l'ho, cioè mi sembrava di avere un casino di carte, invece quella che mi serve proprio non ce l'ho. Quindi cercherò di farne un altro pensandolo un po' meglio, se no devo sperare di tirare su quella carta da qualche combattimento, qualche vittoria. E lo faremo magari nella modalità esperto, sempre se volete. Comunque, iniziamo a giocare, allora mettiamo giù intanto l'insetto. Questa qua perché non posso utilizzarla che l'avevo messa dentro? Evoca la tramite fusione. Ah ok, da qualsiasi terreno, ok, va bene. Possiamo fare intanto... così. Ah, e ho già combattuto contro di lei, quindi so già che userà il mostro da 4.000-5.000 punti. Quindi cerchiamo... Cilindro magico, ci salva sempre il culo. Allora, mettiamo anche in campo... niente, però facciamo così, speriamo bene. L'ultima volta me l'ha evocato il primo turno. Ha avuto un... Ok, benissimo. Lo sapevo io, cioè ci fa il culo, è la seconda volta che la combatto, la prima l'ho vinta e invece adesso ci fa il culo. Ok, facciamo così. Potremmo sì. Però considerando che lei dopo il calcolo di danni quando questa carta combatte puoi bandire col mostro inoltre bandisci questa carta. Quindi potremmo fare anche... Poi ci tocca sacrificare dell'armato di livello 7. Dai, proviamo. Sperando che non abbia... Ok, così. Là. Tanto per avere un'assicurazione nel prossimo turno, eh. End phase. No. Già meglio. Boh, non me lo ricordo. Aspettate un attimo, ma la stiamo affrontando in modalità esperto adesso? Non ho mica capito sta cosa, eh. Ah. Sapete che forse la stiamo affrontando in modalità esperto? Sono mica preparato io per queste cose. Ok, allora. Abbiamo questa che ci può essere utile. Questa qua... Allora, cosa cazzo possiamo fare? Facciamo così intanto. E così. Vi giuro la sua, io non so. Forse stiamo affrontando in modalità esperto perché nel primo combattimento lei non aveva queste carte qua. Aveva anche sulla prima carta che ti fanno vedere in parte all'avatar. Ok, facciamo un conto. 1.500. No, facciamoci attaccare intanto. Aveva l'altra carta, quella da 4.000-5.000 di attacco. Questa qua 2.000, ok, bene. E...
Ok, facciamo così intanto, eh. Andiamo di difesa. Ok. Cinquemilatre a 6.000. Ok. Adesso vediamo se sceglie l'effetto. Mi sa di sì. Ok, va bene. Tocca a noi. Chissà cosa avrà mai lì sotto. Ok, battle phase, attacchiamo. No, questa qua me la ricordo però come carta. Mettiamo giù anche prigione dimensionale. Dopo vediamo se la riusciamo a battere, spero tanto perché, cazzo, fai solo episodio. Ecco, benissimo. Ah, non fa altro? Vabbè, meglio così. Ok. Se la riusciamo a battere, possiamo vedere subito se l'abbiamo sconfitto in modalità expert. Cos'è questo? Anche da sopra, cazzo. Perché? Cosa ha fatto? Quando un po' in spesa. Sì, questa carta è in spesa. Ok. Ok, vabbè. Ok, vabbè. Quante volte l'ho detto che okay, vabbè. Ok, speriamo bene. Ok, lava tutto. Cazzo, devo controllare. No, cosa ho fatto? Perché... Anna! Che coglione che sono. No. Che sono ansioso perché ho paura che si blocchi. A me che non lo fa sempre, però... No, quella... No, volevo tenerla. Ecco, adesso ci serviva. Cos'è che abbiamo? Va bene. Boh, ok. Fammi aumentare. Bravo. A parte che non saremmo mai arrivati a Drago Armato livello 7 perché l'ho, cioè, andato al cimitero. Però. Allora, abbiamo questa. 800. No, vabbè, facciamo così intanto. Ok. Non ci posso credere, cazzo! Non ci posso credere. Dai, è sicuramente in modalità esperto. Le ha tu. No! Mmm. 5.000, cosa faccio? Mi serviva questa perché mi hai distrutto la carta. Ok, boh, cioè, allora se io metto in campo, no, non posso farcela. mi toccherà fare così. Phase, evoca un mostro, dai. Ci siamo mica messi bene, ci stiamo facendo inculare di brutto. Sapete che si è messo male, servirebbe provocare un mostro, cazzo. E ci fa il culo. Mostro. No, cazzo, veramente, no, non ci posso credere. Ci ha fatto il culo, ragazzo.
Niente, non posso fare altro. Che palle sta cosa. Ma niente, cioè mi distruggo la mia carta. Ah, niente. Allora facciamo così. Adesso riprovo a affrontarla. Intanto vi saluto, ok? Se vedete che il video finisce qua è perché ho riprovato a affrontarla e ho perso lo stesso. Però insomma cercherò adesso di riaffronto e insomma vedete. Non ci posso credere, abbiamo già 1, 2, 3, 4 e 5 carte draghe. Se avessimo avuto polimerizzazione sarebbe stata bella. Allora, tanto facciamo così. E tac. Unfreeze. Evviva. Suonare la modalità esperta questa, ragazzuoli. No, per adesso lo tengo. Facciamo battle phase, ma sicuramente ci ce la distruggi, scontiamo. Vabbè. Bella cazzo di carta, Okuribo. Ok, insetto. Non so, non vorrei tanto rischiare. Proviamo. Se non parlo tanto qua, ragazzuoli, e la state guardando, quindi vuol dire che ho vinto contro di lei. È perché non so se vincerò, quindi insomma, cerco di concentrarmi un attimo. E siamo a posto, allora end phase, siamo già a 5600 punti. Non so, speriamo bene. Non ha ancora fatto niente. E io continuo ad avere un casino di draghi in campo. Insetto. Facciamo così intanto. Battle phase, vai. Dai. Pareva, no? Un turno sì, ma non di più. Vai. Questa qua cosa faceva? Mica lo più. Se controlli un mostro tipo drago, scegli con un bersaglio, una carta magia trappo sul terreno, se lo dico il bersaglio, se lo fai in più 500. Ah, nice. Quindi facciamo così. Distruggiamogli questa. Cos'era? Vabbè, non mi interessa, è importante vincere. Vai. Nice. Qua non sembra che stiamo giocando all'esperto, eh. Cioè, qua non sto facendo niente. O gli sono capitate delle carte di merda in mano. O non saprei. Meglio che stia zitto, eh. Però adesso mi attacca, scommettiamo. Eh sì. Vabbè, ma quasi, ha quasi perso. Cioè, chi se ne frega. Ok, sì, attiviamo anche tifone spaziale mistico. Vai. Vediamo cosa riusciamo a fare. Cazzo, con che semplicità l'abbiamo killata stavolta. Killata, cioè. Sconfitta ce l'ho su con killata. Ma non ci credo, cazzo. Adesso voglio vedere se è esperta. Wow. Ok. Vediamo. Oh. Non era esperto, cazzo. Con chi ho giocato la prima volta? Vi giuro, sulla prima puntata che ho registrato prima di questa qua che state vedendo adesso. Non era così, eh. Boh. Vabbè, ci sono rimasto un po' di merda. Comunque sì, la prossima puntata siamo contro Reginald Castle Shark, che vabbè, usa carte pesce. Se il video di oggi vi è piaciuto lasciate tanti pollicioni su, commentate, quindi vedete, ci vediamo alla prossima, ci vediamo in Dynamo 2, ciao a tutti!